John Burno a tutti ragazzi, John Burno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nello Zona Caffè, qui su Simone Sequel. Diciamolo pure, lo Zona Caffè di solito era il video che andava a racchiudere tutte le notizie di calciomercato. Però visto che il calciomercato non c'è, si può tranquillamente reinventare. E si può magari reinventare con quello che è successo ieri e in mattinata nella giornata. Potrebbe quindi pensare addirittura di diventare un appuntamento giornaliero nel quale ovviamente vi vado a parlare di quello che è successo e andiamo a fare un grande recap. Prima di iniziare però vi invito come sempre ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e a lasciare tantissimi mi piace. Mi raccomando, voglio una marea di mi piace qui sotto se volete che anche domani esca appunto lo Zona Caffè. E partiamo proprio in modo spicciolo dalla partita di ieri dell'Inter. Perché se è vero che l'Inter ha rivoluzionato e ha cambiato tanto con un Lukaku che decide la gara del Chelsea di ieri o forse dell'altro ieri, e se è vero che Hakimi è a Parigi, e se è vero che Conte a commentare la partita dell'Inter, l'Inter comunque perde, ma è un Inter matura, è un Inter che sta crescendo ed è un Inter che sa quali corde toccare. Ovviamente non esente da colpe, perché poi la palla prima o poi devi buttarla dentro, quindi il giochino di abbiamo fatto 20 tiri a 1 serve a poco. Però ti fa capire quanto magari un anno fa, con Conte stesso in panchina, l'Inter si presentasse in Champions per andare in guerra, un po' come sta facendo quest'anno il Milan. Mentre nella gara contro il Real Madrid, l'Inter ha oggettivamente dimostrato di potersela combattere e di poterla vincere, e forse meritava anche di vincerla. Che poi, diciamolo, tutto sommato, grazie anche alla sconfitta dello Shakhtar sul campo dello Sheriff Tiraspol, l'Inter è ampiamente in gioco e sicuramente sarebbe andata meglio se i tre punti li avesse fatti la squadra di Inzaghi. Ma comunque partire con una prestazione convincente non è mai male. Poi qualcosina di Inzaghi va anche detta, qualche orecchio va anche tirato. Sì che Çalhanoğlu non ha fatto una partita sufficiente, ne ho parlato stamattina nel day after sul canale Sequel, però va detto anche che aver levato Çalhanoğlu per i giocatori che hai messo ha fatto perdere estremamente qualità alla manovra offensiva dell'Inter, senza dimenticare inoltre che l'aver tolto Lautaro e aver lasciato Dzeko un po' appesato anche nella condizione fisica. E se da una parte non posso non fare i complimenti a Marcelo Brozovic, protagonista di una partita straordinaria per i nerazzurri, dall'altra devo anche ammettere che forse questa partita l'hanno decisa i cambi, tant'è che il Real Madrid ha vinto con le scelte fatte dalla panchina. E se è vero, perché è vero, che le pagelle dell'Inter le ho già fatte stamattina, lasciatemi anche dire migliore e peggiore in campo degli avversari del Real Madrid. Migliore lo do a Courtois, facciamo chiarezza, para tutto. Me ne ricordo una su Lautaro, una su De Vrij, una su Dzeko, ma ad ogni modo l'Inter non riesce a segnare perché è davanti a un muro. Peggiore in campo invece Lucas Vázquez. Non è un caso se esce lui, entra Rodrigo e il Real Madrid vince, ma al di là di questo, sulla sua fascia praticamente l'Inter fa quello che vuole. E se Carvajal ha fatto una partita appena sufficiente, molte colpe sono del mancato aiuto in fase difensiva di Lucas Vázquez. Intanto ottime notizie per l'Inter, pare che Lautaro sia molto vicino a firmare questo rinnovo, anche se poi rinnovo non rinnovo, rinnovo non rinnovo, deve decidere se deve chiudere baracca e burattini, non si può sempre andare avanti di questo passo. Intanto Simone Inzaghi un po' mette le mani avanti, dice se le giochiamo tutte così passiamo il turno e un portiere come Courtois non lo affronteremo più. Attenzione, perché è vero, ma non è detto che se non si chiama Courtois non possa fare i miracoli che ha fatto ieri il portiere belga. Sull'altro campo, sul campo di Liverpool, il Milan cade. E un po' cade da eroe, diciamolo. Erano 7 gli anni da cui il Milan non giocava una partita di Champions. Una notte magica. E voglio fare un attimo chiarezza rapidamente su questo match. Perché Jurgen Klopp ha un parco giocatori talmente tanto vasto da poter scegliere di schierare quando e come vuole calciatori come Sadio Mané e Virgil van Dijk, scegliendo magari nemmeno di metterli in campo. Tant'è che se poi andiamo a prendere il dato statistico tra i tiri fatti, i fuorigioco, i calci d'angolo, le azioni prodotte in fase offensiva, il Liverpool distrugge il Milan. Ma se il Milan avesse fatto una partita pari di intensità a quella del Liverpool, probabilmente sarebbe stato stupido l'allenatore dei rossoneri. Era chiaro che il Milan non poteva impostarla esattamente come l'avrebbe impostata il Liverpool. E sì, oggettivamente diciamolo pure che nei primi 30 minuti si è avuto la sensazione che Liverpool ne potesse fare 10. Però poi il fatto che il Milan sia riuscito a reagire, ad approfittare di ogni minimo errore difensivo dei Reds e addirittura ad andare in vantaggio per 1-2, ha fatto capire che in questo girone, dove il Milan tecnicamente, almeno sulla carta, essendo quarta fascia, dovrebbe fare da sparring partner, probabilmente è tra le accreditate per passare il girone. Si parla di divario, di distacco tra la Serie A e la Premier League. Io non mi focalizzerei tanto su questo è un discorso meramente economico e di sponsor.
regola secondo cui le squadre di Premier possono investire. Però sinceramente non credo che il Chelsea ad esempio sia così tanto più in alto della Juventus, così come non credo che questo Manchester United sia così più tanto più in alto dell'Atalanta. Fare il paragone secondo me tra Liverpool e Milan non ha senso, l'ho detto già in diversi video, perché il Milan è il Liverpool di qualche anno fa ed è un Milan che sta riscoprendo l'Europa. Migliore in campo del Liverpool lo do ad Henderson, torna a segnare dopo 8-9 mesi, fa il gol del 3-2, quello decisivo e quello che permette al Liverpool di completare la rimonta, ma soprattutto è fondamentale in mezzo al campo. Forse peggiore potrei dire Diogo Jota, che di base fa poco, mi è sembrato un po' fuori giri. Detto questo, non ci dimentichiamo che il Milan si presentava ai nastri di partenza con 6 esordienti e oggettivamente questo pesa. Nel girone del Milan, Atletico Madrid e Porto si dividono la posta in palio, un punto a testa e uno 0-0. E anche se oggettivamente non ho ancora capito perché al Porto è stato annullato quel gol, se proprio devo indicare una squadra che mi ha convinto di più tra l'Atletico del Cholo Simeone e il Porto di Conceição, vi dico quest'ultima. Effettivamente il Porto si è visto annullare un gol e ha preso un palo, e poi l'Atletico l'ho visto abbastanza con le polveri bagnate, nonostante si giocasse al Wanda Metropolitano e quindi l'Atletico Madrid aveva l'obbligo praticamente di portare a casa i 3 punti. La cosa che mi aveva colpito generalmente, e lo dico bevendo un goccio di caffè, la cosa che mi aveva colpito delle parole di Conceição era il fatto di dire: gli altri economicamente sono messi meglio, ma noi non possiamo sbagliare un colpo. Ed effettivamente il primo colpo, quello da battere al Wanda Metropolitano, non è che l'abbiano sbagliato. Un punto per il Porto è oro, soprattutto per un Porto al quale mancava il portiere titolare, ha dovuto buttare nella mischia Diogo Costa, che nonostante sia un ragazzino ha parato praticamente la qualunque, ma non ha fatto parate straordinarie sotto il punto di vista dell'atletismo quanto della sicurezza. Per quanto riguarda invece il girone dell'Inter, c'è lo Sheriff Tiraspol. Ora, oggettivamente, nessuno si aspettava che lo Sheriff avrebbe fatto punteggio pieno nella prima gara, cioè avrebbe fatto 3 punti, e nessuno si aspettava che il debutto in Champions di Roberto De Zerbi come allenatore sarebbe stato così pessimo. Però va detto che qualche indizio lo Sheriff l'aveva lanciato. Basti pensare che ha superato 4 turni di qualificazione per la Champions, 2 dei quali eliminando Dinamo Zagabria e Stella Rossa, e allora qualcosina vorrà pur dire. Lo Sheriff, magari questi saranno gli unici 3 punti che farà, non possiamo saperlo, però è oggettivamente una squadra organizzata che mi incuriosisce tanto vederla anche sugli altri campi. I 2 gol dello Sheriff, uno al 16° del primo tempo, uno al 17° del secondo tempo, sono un po' quello che poi è la storia della partita dello Shakhtar: difesa disattenta, possesso palla sterile e fatica a produrre gioco. De Zerbi, mi dispiace, ma per la prima non ci siamo. E se è vero che gli ucraini fanno 14 tiri in porta senza mai riuscire a segnare e che quindi lo Sheriff pensa semplicemente a difendersi, è altrettanto vero che la difesa dello Sheriff, che riparte sistematicamente in contropiede in modo assolutamente organizzato, può far male anche a tutte le altre del girone, e ovviamente da italiano non glielo auguro. Poi c'è un altro girone, che è quello del Borussia Dortmund. Si giocava in Turchia, lì dove giocare è sempre difficile anche per il clima dello stadio. Si giocava in Turchia contro un Beşiktaş che negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, qualche acquisto l'ha fatto, partendo da Montero, che è un difensore molto interessante. Mi viene da pensare a Miralem Pjanic, a Gezal, a Hutchinson, a Saliuchan e perché no a Batshuayi. Tutto questo però non è bastato, perché se nel primo tempo Miralem Pjanic qualcosina la fa vedere, va detto che il Borussia Dortmund è trascinato da un ragazzino, Erling Haaland, dirà qualcuno. No, in realtà stavolta il protagonista è un inglese, e sto parlando di Bellingham, che prima fa il gol dell'1-0 trovando la porta anche in modo piuttosto difficile, e poi serve il 2-0, il pallone del 2-0 al solito, stavolta sì, Erling Haaland. E la vittoria del Dortmund tutto sommato è importante, perché nell'altro campo c'è un giocatore e una squadra che dà una risposta fondamentale, perché in Portogallo sul campo dello Sporting Lisbona l'Ajax vince 1-5, e se lo scorso anno l'Ajax si era dimenticato in Europa League di inserire Haller nella lista Champions e Europa League, insomma nella lista europea, stavolta non se l'è dimenticato, e Haller lo fa vedere subito facendo 4 reti sulle 5 della squadra olandese. Haller fa 2 gol per tempo, ma in realtà dopo 10 minuti già ha fatto doppietta, e la difesa dello Sporting risulta essere abbastanza flessibile. Non ne salvo uno dello Sporting, anche se va detto che l'infortunio di Gonçalo Inácio, che ha poi obbligato lo Sporting
Sporting Lisbona a spostare Neto al centro della difesa non ha aiutato quello che era nell'immaginario collettivo dello Sporting il meccanismo difensivo dei portoghesi. Poi il Paris Saint Germain, lo so che fremevate e lo so che lo stavate aspettando, innanzitutto perché il Paris Saint Germain, per la goduria di molti, nonostante i tanti investimenti fatti sul mercato, parte con un pareggio sul campo del Bruges, e secondo di voi perché Donnarumma fa panchina e per 90 minuti più recupero ovviamente guarda Keylor Navas difendere la porta dei Galletti. E poi diciamolo chiaramente, era il debutto di Lionel Messi in Champions League senza maglia del Barcellona, quindi era atteso, soprattutto perché veniva inserito in un tridente con Neymar e Mbappé, il tridente dei miracoli, quello che dovrebbe essere il tridente più forte d'Europa, del mondo e della storia del calcio, che dir si voglia. Fatto sta che il Paris Saint Germain parte a mezza sega sinceramente e pareggia con il Club Brugge. Il Brugge in realtà ha giocato come sempre sa fare nel campionato belga, con un po' di qualità, in modo compatto, con tanta voglia di strappare un punto, e il fatto che abbia proprio segnato Van Aken rispondendo al gol di Herrera, tra l'altro un altro che lavora per il calcio, un altro lavoratore, un altro potremmo dire operaio, ecco, il pareggio di Van Aken, capitano del Brugge, è il simbolo del fatto che i soldi non fanno sempre la differenza. Sia chiaro, non c'entra nulla, il Paris Saint Germain insieme al Manchester City passerà questo girone probabilmente a spasso, però iniziare con un pareggio non è mai una cosa positiva. Il centrocampo dei parigini era un po' rattoppato, le assenze c'erano ed erano tante, giocava Paredes in mediana con Wijnaldum, sì, ma con Herrera dall'altra parte, e qualcuno mancava, uno su tutti Verratti, ma un altro, tanto per dire, era Gueye. Fatto sta che forse proprio questo centrocampo è poco adattato tra di loro, poco, diciamo che mancava di intesa, probabilmente non ha aiutato, e il Paris Saint Germain si è trovato subito, immediatamente, praticamente dall'inizio della partita, a fare da una parte l'attacco, dall'altra la difesa, e mancava il collegamento dato dal centrocampo. È una settimana e più che Pochettino dice che sono un gruppo di giocatori ma non sono ancora squadra, e Messi aveva detto, non era Messi, era Marquinhos, che aveva detto le partite non si vincono con i nomi, ed effettivamente è stato così. Certo è un punto di partenza, però si poteva partire meglio, e sinceramente se dovessi dare i voti darei 5 a Neymar, 5 a Mbappé e forse 5 e mezzo a Messi per l'occasione finale neutralizzata dal portiere belga. Poi Manchester City-Lipsia, per chi non ha visto nemmeno il risultato vi spavento io, 6 Manchester City 3 Lipsia, in realtà non è un 6-0, non è un risultato roboante tutto a favore dei citizens, però se avete visto almeno gli highlights, se avete recuperato almeno questi, noterete che non ci sono stati grossi problemi per il City per condurre la gara dal primo all'ultimo minuto. Detto in parole un po' più spicce, non c'è mai stata l'impressione che il Lipsia potesse fare il miracolo. Dopo una mezz'oretta il City ne ha già fatti due, prima con Ake e poi con un goffissimo autogol di Mukiele, un Kunku da una parte, Mahrez dall'altra, di nuovo un Kunku da una parte e stavolta Grealish. La partita finirà 6-3, ma soprattutto con una tripletta di Nkunku che sta sempre più prendendo confidenza con quello che è il calcio europeo. Per me l'aver perso 6-3 in una partita comunque molto movimentata non è una battuta d'arresto troppo grande per l'allenatore dell'Ipsia, però in realtà si sta parlando già di esonero per Ranch e lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi c'è anche l'Europa League e la Conference. La Lazio giocherà così: Reina in porta, da sinistra verso destra Radu, Acerbi, Luis Felipe, Manuel Lazzari, Basic, Leiva, Luis Alberto, anche se va capito perché forse c'è un ballottaggio tra Luis Alberto e Milinkovic Savic, Zaccagni, Murici, Pedro. Un po' di turnover ci potrebbe essere, non mi stupirei se alla fine decidesse di far giocare ad esempio Stracoscia, che farà fare un po' di riposo a Reina. Immobile non dovrebbe giocare e potrebbe tranquillamente riposare anche Luis Alberto. È una trasferta difficile perché il girone dell'Europa League della Lazio è quasi un girone di Champions, ma arriva tra l'altro in un momento in cui Sarri non è che sia proprio tranquillissimo. Vorrei fare causa a Chiffi, ha detto, ma in realtà la partita su cui concentrarsi è questa. C'è poco da parlare per Maurizio Sarri, che in realtà tutto sommato la ragione la ha, perché l'abbiamo visto tutti, Ibra che prendeva per il collo Lucas Leiva, però a un certo punto bisognerebbe anche andare avanti, e visto che sulla panchina del Galatasaray c'è un maestro quale Fatih Terim, che spesso ha fatto benissimo e che dai suoi 68 anni di esperienza è sempre pronto a fare l'effetto cetriolo, io starei attento. Dall'altra parte il Napoli va sul campo del Leicester, lì dove il Napoli non vince dal 1970. Inoltre vi dirò di più, Spalletti non ha mai vinto in Inghilterra, mai, e ad eccezione di Zanoli sulla destra probabilmente la formazione è una delle migliori che il Napoli possa schierare: Ospina tra i pali, a sinistra Di Lorenzo, centrale Koulibaly che poi è accompagnato da Rahmani, e probabilmente a destra giocherà Zanoli. Fabio
Fabian Ruiz Anguissa, Zielinski, Insigne, Lozano e punta Osimhen. E poi la Roma. Sul match della Roma c'è molto meno da dire, siamo sinceri. Probabilmente la Roma farà anche un corposo turnover, considerando che la Conference non è nemmeno minimamente, quest'anno almeno, a livello dell'Europa League. La cosa che però mi fa bene sperare è il fatto che la Roma è stata molto intelligente, perché i prezzi dei biglietti sono assolutamente popolari e così facendo lo stadio olimpico è sempre pieno. È vero che l'attenzione è focalizzata sul derby che si giocherà tra un paio di settimane, perché proprio oggi sono stati aperti i diritti di prelazione per acquistare i biglietti di Roma-Lazio. Detto questo, la Roma che affronterà il CSKA di Sofia sarà una Roma 2, che continuerà a dare fiducia del Sharawi così come a tutte le seconde linee. Verrà comunque confermato Rui Patricio in porta e sinceramente un po' mi dispiace. Poi magari cambierà qualcosa in giornata, questo non possiamo saperlo. Però il fatto di avere Fuzzato come secondo un pochino proprio lo sfrutterei. Dovrebbe giocare Karsdorp sulla destra e Calafiori sulla sinistra, mentre al centro ad accompagnare Mancini torna Chris Smalling. In mediana Diawara e Veretout, Carles Perez, El Shaarawy e Pellegrini, Shomurodov di punta. Se posso essere sincero, Mourinho manco troppo turnover sta facendo. Se si pensa che calciatori come Kumbulla, Reynolds, Villar, Borja Mayoral, Zaleski, Darboe e chi più ne ha più ne metta non vedranno probabilmente il campo da titolari nemmeno stasera. Poi ve ne avevo parlato in modo rapido ieri in un video dedicato sul primo canale. Nascono due nuove squadre, il Verona di Tudor e il Cagliari di Mazzarri. Lui ha detto, Mazzarri, non servono proclami ma lavoro. E anche se Voggi ha detto che non capisco la scelta di esonerare Semplici per dare la panchina a Mazzarri, probabilmente a Cagliari c'è qualcuno che crede davvero e davvero tanto nelle doti del tecnico ex Napoli e Regina tra le altre. Infatti, non so se avete dato un'occhiata al contratto che gli è stato fatto, lui percepirà più di 1 milione a stagione e ha un contratto triennale. Fino al 2024 sarà l'allenatore del Cagliari, o questo quantomeno c'è scritto sul contratto. In generale Mazzarri, così come era per Semplici, si confermerà con la difesa a 3, il centrocampo a 5 e l'attacco a 2. Quindi il 3-5-2 sarà il mantra del Cagliari. L'obiettivo sarà quello di cambiare la mentalità, perché oggettivamente il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra assolutamente umorale negli ultimi anni. Basti pensare che dal 2014 sono passati sulla panchina del Cagliari Zeman, Zola, Rastelli, Lopez, Maran, Zenga, Di Francesco, Semplici e adesso Mazzarri. E nessuno di questi, ad eccezione di Mazzarri, perché ancora non lo sappiamo, è riuscito a dare una mentalità al Cagliari che fosse comunque consolidata. Anche se, posso dirvi la verità, per me Semplici era più che efficace. E il messaggio di addio del tecnico che vi ho appena citato è abbastanza palese. Dice, è stato un onore poter allenare su in questa terra, è stato un onore poter allenare il Cagliari, però un po' d'amaro resta perché sono abituato ad essere giudicato per i risultati che ottengo con una squadra e io la squadra Cagliari per intero mai l'ho avuta a disposizione. Ma al di là di questo, secondo me a disposizione o no, perché non è mai una giustificazione rispetto ai risultati, credo che il primo punto in 3 partite fosse semplicemente una partenza a rilento e che Semplici, anche alla vista di quello che ha fatto lo scorso anno, non meritasse in alcun modo l'esonero. Dall'altra parte il Verona di Tudor. Su entrambe le panchine non ho capito i movimenti, anche perché se il Verona affronterà la Roma, in ogni caso il Cagliari affronterà la Lazio, quindi non è detto che arriveranno 2 vittorie per le due romane, anzi, però insomma è abbastanza probabile, quindi sinceramente io avrei fatto lo switch dopo, in caso. Detto questo, Tudor prende il posto di Di Francesco, e io ve l'ho già detto, sapete il mio astio per Di Francesco, ma se l'hai preso per esonerarlo dopo appena 3 sconfitte, che l'hai preso a fare? Fatto sta che Tudor dovrà arrivare con la bacchetta magica, il Verona tra 7 giorni avrà fatto 3 partite, contro Roma, Salernitana e Genoa, e non è tanto la Roma quanto la Salernitana e Genoa, che sono 2 squadre con le quali ti lotti la salvezza. Sotto questo punto di vista però va detto che almeno il Verona il modulo lo cambia. Se Mazzarri è stato preso al Cagliari per fare quello che aveva fatto appunto Semplici, ma magari con un po' più di mentalità, ecco che invece Tudor dovrà rivoluzionare il Verona, perché Di Francesco giocava con il 4-3-3, mentre Tudor porterà a Verona il 3-5-2 che tanto fu caro a Ivan Juric. Però posso dire una cosa, adesso tu riprendi il modulo di Ivan Juric, ma hai fatto un mercato per Di Francesco, quindi hai fatto un mercato rivoluzionando il tuo 3-5-2 passandolo a un 4-3-3 per poi ridare la squadra dopo 3 giornate ad un allenatore che fa il 3-5-2. Mi sembra una cosa senza né capo né coda, però magari sbaglio io. Poi voglio fare chiarezza su una cosa, Tudor ha assolutamente 2 palle così e aiuterà il Verona così come ha aiutato l'Udinese, se non sbaglio 2 volte, a salvarsi, e Tudor avrebbe continuato ad allenare dopo Udine se non avesse avuto la grande offerta di allenare insieme a Pirlo la Juventus, tant'è che poi torna in gioco con il Verona, non con Pizze e Fichi. Verona che nelle ultime stagioni ha fatto discretamente bene, però sinceramente continuo a non capire la mossa, secondo me scellerata, del Verona.
e siamo arrivati in chiusura, in una di quelle giornate in cui c'era tanto di cui parlare, soprattutto per il calcio giocato, vista la Champions League, per fare una premessa, vista Europa e Conference, e poi per i cambi allenatore. Se lasciate qua sotto tantissimi mi piace, domani sarò molto felice di allietarvi con un altro video di questo tipo, con uno Zona Caffè pienotto nel quale andremo a parlare di tutte le news e di tutto quello che è successo nella giornata precedente e nella giornata in corso dell'uscita del video. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi invito a lasciare tantissimi mi piace, grazie, buona la lala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.